Nonostante non sia riuscita mai a guadagnare delle quote di mercato consistenti, la serie Pixel di Google ha sempre goduto di grande apprezzamento da parte di chi sceglie di utilizzare uno smartphone Android. Come Apple insegna, infatti, quando il produttore dell'hardware è lo stesso che realizza il software, i benefici possono essere molteplici in termini di ottimizzazioni e supporto di lungo periodo. E dopo aver visto gli ottimi risultati raccolti con il Pixel 7 e il 7 Pro lanciati lo scorso autunno, oggi è il momento di parlare di questo, il 7A, il fratello minore, che a fronte di una manciata di rinunce hardware si propone sul mercato con un prezzo di lancio più accessibile. Siamo davvero di fronte al nuovo Best Buy tra i medio gamma Android? Seguitemi in questa recensione che vi darò una risposta. Il cuore pulsante del Pixel 7a è il Google Tensor G2, un SoC 8 core con processo produttivo a 5 nanometri che è poi lo stesso che troviamo nel Pixel 7 e nel 7 Pro. Avere lo stesso system on chip su tutta la linea di smartphone consente a Google di offrire lo stesso tipo di esperienza a prescindere dal budget investito dal consumatore. E questo si traduce nell'uso massiccio dell'intelligenza artificiale per migliorare l'uso del telefono, dalle chiamate alle foto, ai video, all'autonomia. Tra l'altro, avere lo stesso SoC del modello di punta è un gran bel biglietto da visita che garantisce prestazioni di assoluto livello. Il quantitativo di RAM è lo stesso del Pixel 7, 8 GB di LPDDR5, mentre lo storage si ferma a 128 GB di tipo UFS 3.1 non espandibili. Questo è l'unico taglio disponibile ed è un elemento di cui bisogna tener conto a seconda dell'uso reale che si fa dello smartphone. Potrebbe infatti essere una capacità del tutto sufficiente per molti, come un limite stretto per altri, e sarebbe sicuramente stato apprezzabile avere la facoltà di scegliere un'opzione con maggiore archiviazione, ma è chiaro che Google avrebbe sbattuto la testa contro la presenza ingombrante del Pixel 7. Scarna la dotazione nella confezione di vendita. C'è infatti solo il cavetto USB Type-C e l'adattatore USB, mentre il caricabatterie va acquistato a parte. Assolutamente completa invece la connettività, tra Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3. La batteria è di 4385 mAh, non un valore enorme in senso assoluto, ma che assume un senso differente nel contesto di un SoC molto efficiente a livello di consumi, ovvero il Tensor G2. Il risultato è uno smartphone con un'autonomia veramente soddisfacente, capace di completare il ciclo di utilizzo standard della giornata senza nessun tipo di problema. Peccato che ancora una volta Google si sia limitata per quello che concerne la ricarica rapida, che non va oltre i 18 watt, gli stessi del Pixel 6a, che già sembravano pochi l'anno scorso, figurarsi oggi. A bilanciare un minimo la situazione c'è l'introduzione della ricarica wireless, una caratteristica tutt'altro che scontata su uno smartphone di questa fascia di prezzo. Brillante infine la componente audio, rotonda e pulita anche a volume massimo. Dal punto di vista del design, il Pixel 7a è perfettamente in linea con gli elementi stilistici della serie 7, che a suo tempo aveva in parte rielaborato l'estetica della serie 6. La forma è quella tipica mattoncino con angoli arrotondati e una leggera bombatura della cornice, che garantisce una presa solida e sicura anche senza il supporto di una cover, che comunque rimane consigliabile per una maggiore tranquillità. Il telefono misura 15x7 cm circa ed è di poco inferiore al centimetro di spessore. Arriva infine a pesare 193 grammi. Si tratta quindi di un telefono compatto che si tiene facilmente con una mano, ma non leggerissimo. La parte frontale, che ospita il display da 6.1 pollici, ha delle cornici molto visibili e simmetriche, e in alto al centro è alloggiata la fotocamera con i sensori all'interno di un punch hole piuttosto piccolo. Il retro mantiene la soluzione del fascione in alto leggermente sporgente, dentro al quale è ospitato il modulo fotocamera e il flash, ed è rivestito di vetro che dona pregio alla scocca dello smartphone, ma trattiene davvero moltissimo i segni di impronte e le ditate. La resistenza è garantita dall'utilizzo del Gorilla Glass 3, mentre la certificazione IP67 difende adeguatamente da acqua, schizzi e polvere, sebbene non sia a livello IP68 che possono vantare i modelli superiori della serie. In senso assoluto, Pixel 7a, così come tutta la famiglia 7, non è esattamente il più bello smartphone presente sul mercato, ma lo stile sobrio e le linee semplici lo rendono piacevole alla vista. Interessante infine la proposta di colori, che accanto ai più classici grigio antracite e bianco ghiaccio, affianca i meno scontati celeste e corallo. Lo schermo del Pixel 7a è un OLED da 6,1 pollici, risoluzione Full HD+, HDR10 e proporzioni 20:9.
Si tratta quindi del telefono più compatto dell'intera linea, dopo i 6,3 pollici del 7 liscio e i 6,7 pollici del 7 Pro. La frequenza di aggiornamento sale finalmente a 90 Hz, risolvendo una delle critiche più rilevanti del Pixel 6a, il modello dello scorso anno. È chiaro che i benefici sono evidenti e si apprezzano immediatamente, soprattutto agli occhi di chi ormai è abituato da diversi anni a godere di pannelli a frequenza superiore rispetto agli anacronistici 60 Hz. La navigazione è fluida e più piacevole e l'esperienza d'uso migliora in maniera sostanziale. Non si tratta però di un pannello LTPO in grado di gestire le frequenze in maniera dinamica, visto che in base al contenuto può semplicemente passare da 90 a 60 Hz. È lo stesso limite già visto nei più evoluti Pixel 7 e 7 Pro, che toccano però anche i 120 Hz e che impedisce di gestire al meglio il risparmio energetico con l'Always On Display. Da sempre Google ha mostrato un notevole impegno sul comparto fotografico e con l'introduzione del SoC Tensor era riuscito a portare sul mercato un Pixel 6a in grado di scattare ottime fotografie nonostante avesse sensori molto datati. E con il Pixel 7a le cose migliorano ancora. Stavolta è davvero impossibile lamentarsi visto che questo nuovo modello può contare su un'accoppiata composta dalla grandangolare principale da 64 megapixel e dall'ultra wide da 13 megapixel. La wide è un Sony IMX787 con apertura 1.89, un obiettivo che riesce a restituire ottimi scatti, ricchi di dettagli e con un'eccellente riproduzione dei colori. Il software di Google lavora in maniera perfetta con il sensore, riuscendo a leggere ottimamente le condizioni ambientali e l'illuminazione per adeguarsi e ottimizzare la resa finale. Brillanti anche gli scatti in notturna, con la camera che è in grado di mantenere un rumore limitato. In realtà anche l'ultra wide da 13 megapixel con apertura 2.2 e campo visivo a 120 gradi non sfigura affatto e garantisce una grande coerenza nella gestione di colori e luci rispetto alla principale. Pienamente convincente anche la registrazione video che può raggiungere i 4K a 60 fps con filmati su cui veramente c'è ben poco da criticare grazie anche alla stabilizzazione ottica ed elettronica che fa un buon lavoro nel ridurre il mosso. Il miglioramento totale dell'impianto fotografico rispetto al Pixel 6a riguarda anche la selfie camera, che sale anch'essa a 13 megapixel con apertura 2.2 e campo visivo ultra wide a 95 gradi, molto più che sufficiente per scattare ottimi selfie e video fino a 4K 30. Troviamo poi tutta la serie di strumenti messi a disposizione dal software unito a Tensor G2 e all'intelligenza artificiale che includono la gomma magica per cancellare elementi indesiderati, l'esposizione lunga, il viso nitido, la foto nitida per togliere l'eventuale blur, real tone e via dicendo. Insomma, davvero tanta roba per un medio gamma. La serie Pixel è sempre stata una sorta di rifugio per gli integralisti di Android, visto che è l'unica che permette di avere la versione più pulita e stock del sistema operativo di Google. E lo stesso vale ovviamente con il Pixel 7a e Android 13. Zero bloatware, zero app sospette, tutto è pulito e snello, anche se rimaniamo poco convinti in merito ad alcune scelte estetiche, soprattutto nel menu delle impostazioni, che risulta poco pratico e un po' confusionario. Ma si tratta di dettagli, mentre è molto più importante il supporto garantito da Google, che offre un minimo di 3 major release e 5 anni di aggiornamenti di sicurezza. È comunque l'esperienza d'uso generale con il telefono ad essere eccellente. Le dimensioni coniugano alla perfezione compattezza e usabilità, almeno dal nostro punto di vista, e le prestazioni sono sempre molto soddisfacenti. Bisogna però notare che il prezzo di listino è salito di 50 euro rispetto al Pixel 6a e oggi tocca i 509 euro, un aumento che riteniamo giustificato dai miglioramenti tecnici di questo nuovo modello, che di fatto correggono tutte le critiche più rilevanti sollevate nei confronti del predecessore. Ma rimane un evidente problema di fondo legato all'uscita posticipata di diversi mesi rispetto al 7 e al 7 Pro, visto che oggi proprio il Pixel 7 si può trovare a pochissime decine di euro in più rispetto al nuovo arrivato. Sembrano così lontani i tempi del lancio del Pixel 6 e del Tensor Core, quando bug e problematiche varie avevano fatto vacillare non poco Google. Con la seconda generazione di questi SoC invece la situazione è completamente differente e anche sul fronte prestazionale c'è poco di cui lamentarsi. Tra l'altro, se con il Pixel 7 Pro i numeri evidenziati dai benchmark mostravano un'importante distanza con i SoC più avanzati di Qualcomm ed Apple montati sugli altri flagship, nella fascia di prezzo del 7A i valori totalizzati sono molto più competitivi e il telefono risulta capace di tenere testa nei vari confronti.
Il processore è poi capace di gestire con disinvoltura qualsiasi videogioco presente sul Play Store, visto che parliamo dello stesso identico SoC montato sul Pixel 7 e il 7 Pro, il che è un vero lusso su uno smartphone da 500 euro. Sarebbe quindi un errore pensare al Tensor G2 come un chip poco adatto al gaming. Al contrario, i nostri test su Call of Duty, Genshin Impact e Diablo Immortal hanno dimostrato che ci si può facilmente spingere verso i settaggi grafici massimi, rinunciando a poco o niente. Tra l'altro, il gaming sul 7A è estremamente piacevole anche grazie alle misure compatte che consentono di raggiungere con le dita qualsiasi zona dello schermo senza complicazioni. Interessante poi il fatto che il telefono non si scaldi quasi per nulla, mantenendo intatto in comfort nell'uso. Il Pixel 7a potrebbe essere lo smartphone perfetto per molti utenti Android, grazie al suo equilibrio quasi impeccabile tra prestazioni e usabilità. In un periodo storico in cui è sempre più evidente quanto la potenza dei flagship sia spesso sovradimensionata rispetto alle reali esigenze, il Pixel 7a riesce a dare il senso concreto di uno smartphone, che è semplicemente bello e piacevole da usare, senza perdersi tanto a confrontare schede tecniche, benchmark, sensori e megapixel. O forse è più giusto dire che potrà essere lo smartphone perfetto, visto che l'uscita posticipata della serie A rispetto alla linea principale crea una pericolosa sovrapposizione con il Pixel 7 liscio, attualmente comprabile a pochi euro in più rispetto al prezzo di listino del 7A. Quando questo, per la normale svalutazione del mercato Android, arriverà a costare intorno ai 400 euro, allora il Pixel 7a diventerà lo smartphone da comprare se si vuole un medio gamma Android.